È stata inaugurata sabato 7 luglio al mattino la nuova caserma, sede della stazione Carabinieri di Sant'Alberto. Un momento importante con grande partecipazione dell'Arma dei Carabinieri e della Fanfara con lo schieramento del reparto, il saluto delle autorità. Un'occasione anche per il saluto per Francesco Russo, il prefetto che lascia Ravenna e sarà presto il nuovo prefetto di Salerno. A Ravenna arriva Enrico Caterino. Dopo l'alzabandiera e gli onori finali, la visita della caserma con l'aperitivo. Generale, un bel esempio di vicinanza al territorio questa inaugurazione. Sì, un bel esempio di vicinanza in armonia con quelle che sono le tradizioni dell'Arma, che è presente sul territorio anche dove ci sono le piccole comunità. Noi siamo ben contenti oggi di aver riaperto questa caserma, che era chiusa da circa 5 anni, ma era chiusa soltanto, diciamo, come infrastruttura, perché, come ho avuto modo di accennare prima, i carabinieri hanno continuato a essere vicini a questa comunità, a svolgere il loro servizio, a dare consigli, ad essere presenti, e oggi, e finalmente con l'impegno degli enti locali, del comune in particolare, del signor prefetto che ha preso molto a cuore questa questione, siamo di nuovo qui e quindi possiamo ancora di più essere a contatto con questa comunità. Un territorio è la preoccupazione dei cittadini, sicuro? Il territorio è sicuro, ma quello che è importante è corrispondere in maniera quanto più adeguata a quelle che sono queste richieste da parte della comunità, di essere sempre presenti, perché è molto alta in queste aree la sensibilità alla percezione della sicurezza, questa sensibilità che, a prescindere dal numero dei reati, che pure sono in calo un po' in tutta la regione, in particolare anche qui nella zona ravennate, non corrisponde di fatto, parrebbe, questa sensibilità alla percezione della sicurezza che hanno i cittadini a quello che è invece la diminuzione dei reati. Ma questo per noi è uno stimolo ulteriore, perché significa che questa stima, questa vicinanza, questa fiducia che viene riposta nell'istituzione deve essere costantemente corrisposta, e noi siamo pronti a dare risposte sempre più adeguate e sempre più concrete a queste esigenze. È stato frutto di un grandissimo impegno da parte anche dell'amministrazione comunale nel fare i lavori, nel mettere a disposizione questo immobile per l'Arma dei Carabinieri. È un servizio fondamentale per Sant'Alberto, che vedrà in questo edificio i servizi per la salute, per la sicurezza, il decentramento, il volontariato, una comunità coesa, solidale. Sant'Alberto è un luogo straordinario, strategico anche per la storia del nostro paese. Da oggi i cittadini di Sant'Alberto, di Mandriole e di tutta questa porzione di territorio, che è molto molto grande, hanno un presidio di sicurezza in più funzionale. Gli uomini e le donne dell'Arma dei Carabinieri hanno una struttura adatta alle loro necessità.